una delle coppie più amate di È in dolce attesa. Ancora in dolce attesa, perché gli ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi che si sono scelti nell'ormai lontano 2014 aspettano il terzo figlio. L'annuncio della gravidanza era arrivato il giorno di San Valentino quando i due, che sono anche marito e moglie, avevano realizzato un filmato con i figli Niccolò e Leonardo per dare la lieta notizia ai fan. In realtà si sono trovati a svelare questo segreto anzitempo perché lei era incinta di sole 8 settimane e, come ha raccontato lui sui social, sapete quanto i primi mesi siano delicati. Sta di fatto che qualche indiscrezione era emersa e per formare questo chiacchiericcio, la coppia ha voluto intervenire e metterci la faccia. Quindi Aldo Palmeri e Alessia Cammarota hanno dato la notizia su Instagram. O meglio, l'ha fatta annunciare ai figli. Nella giornata degli innamorati non poteva esserci annuncio più bello, quello di una nuova vita che cresce nel ventre di una già mamma bis. La mia mamma ha un bimbo in pancia, ha rivelato uno dei piccoli Palmeri nel video annuncio che, nemmeno a dirlo, ha raggiunto migliaia di like e commenti nel giro di pochissimo tempo. Nei giorni successivi Alessia Cammarota ha mostrato il pancino e anche l'ecografia, ovvero 4 cm di puro amore. Poi, poco fa, l'annuncio del sesso sempre via Instagram. Dopo due maschietti molti scommettevano che fosse femmina mano. Ancora una volta il fiocco in casa Palmeri sarà azzurro. E dunque la Cammarota continuerà a essere l'unica principessa di casa, come scrive scherzando nella didascalia del post. Continua a leggere dopo foto e post, ancora una volta protagonisti del filmato i piccoli Niccolò e Leonardo che dunque si apprestano ad accogliere un fratellino. L'ufficialità nel pomeriggio di sabato quando la coppia nata sotto i riflettori di ha organizzato una festa per rivelare il sesso del loro terzo bambino. E i palloncini parlano chiaro, arriva un altro maschietto. Ora non resta che aspettare il momento in cui Aldo e Alessia sveleranno il nome del nascituro. Pubblicato il 17 marzo 2021 alle ore 15:30. Ultima modifica il 17 marzo 2021 alle ore 15:30.